Hanno mancato di rispetto ad Hermes Buffera sulla contestazione di Venetisti al funerale di Mattielli. L'editoriale del nostro direttore: fuori luogo le contestazioni venetiste, di sindaci non dovevano togliersi la fascia tricolore. Il comune taglia i fondi all'assist per il patto di stabilità, il sindaco invita i quartieri a curare il verde pubblico. Manifesti pubblicitari al posto delle aiuole, la denuncia di un telespettatore, la polemica arriva in consiglio comunale. Forniva doping ad un gruppo di cicloamatori dell'Alta Padovana, atleta incastrato assieme al gestore di una pizzeria. A Rossano Veneto, una centralissima via Roma completamente rinnovata, in arrivo incentivi per nuovi negozi. Buonasera a tutti voi telespettatori, apriamo il nostro telegiornale con lo strascico di polemica dopo la manifestazione degli indipendentisti veneti contro i sindaci che partecipavano al funerale di Hermes Mattielli. Dure le reazioni dei primi cittadini di Nanto e Albettone che parlano di mancanza di rispetto per Hermes, ma alcuni sindaci davanti alla contestazione si sono tolti la fascia tricolore. Via il tricolore venduti, qualcuno urla, ovviamente scoppiano polemiche anche. Vergogna! Vergogna! L'appello del parroco di Arsiero, Roberto Xausa, perché la politica rimanesse fuori dal funerale di Hermes Mattielli non è stato rispettato. Anzi, la contestazione dei venetisti è avvenuta proprio mentre il feretro di Hermes Mattielli abbandonava la chiesa arcipretale. Nel mirino i sindaci che seguivano il corteo. Abbiamo contestato, abbiamo detto di togliersi le fasce. All'inizio l'espressione che ho visto è stata di sdicottimento, perché non credevano molto niente a quello che stavano sentendo. E cinque se la sono tolta, due no. Due sono rimasti per terra, sì. Tra chi non si è tolto la fascia tricolore, Ulisse Borotto, sindaco di Nanto, il paese di Graziano Stacchio e Roberto Zancan. Dovevano sfilarmela, dovevano togliermela loro, io non me l'avrei mai tolta. Senta, alcuni sindaci si sono effettivamente tolti la fascia? Sì, e questo mi dispiace, perché non hanno capito cosa vuol dire portare la fascia. Non era presente alla contestazione, ma condanna l'aggressione ai colleghi il primo cittadino di Albettone, Gio Formaggio, che era stato assieme a Stacchio e Zancana tra i promotori della colletta per sostenere le spese legali per Hermes Mattielli. E non togliere le urla verso i colleghi sindaci, le urla verso chiunque non la pensa come te. Non sapevamo se Hermes Mattielli voleva il sindaco con la fascia o senza fascia. Io, una brutta pagina per i venetisti, non hanno portato rispetto a Hermes Mattielli. E su quanto accaduto ai funerali di Hermes Mattielli ascoltiamo l'editoriale del nostro direttore di Rete Veneta, Luigi Baccialli. Momenti di rabbia e indignazione ieri pomeriggio durante l'esequie di Hermes Mattielli ad Arsiero. Rete Veneta ha seguito tutta la cerimonia funebre in diretta e ha dato voce a tutti i veneti che erano presenti. Hanno parlato professionisti, cittadini, pensionati, partite IVA, imprenditori, insomma tutti coloro che volevano parlare hanno potuto farlo e tutti hanno ricordato la figura di Hermes Mattielli, hanno tuonato contro queste leggi ingiuste che prevedono l'impossibilità di difendersi senza poi incorrere nelle maglie della giustizia, ed è paradossale perché ci si aspetta che siano i carnefici ad essere puniti e non certo i cittadini inermi che, esasperati come lo era Hermes Mattielli, a un certo punto aprono il fuoco. Rabbia e indignazione più che comprensibili, urla anche la proposta di Gio Formaggio di demolire l'abitazione di Mattielli piuttosto che di lasciarla in eredità ai ladri. Addirittura qualcuno ha proposto di darla alle fiamme, qualcun altro ha detto facciamone un monumento, facciamo un presidio in modo che non venga toccato quello che testimonia ancora la presenza di questo rigattiere coraggioso che ha pagato con la vita il suo gesto, quello di difendersi dai ladri dopo ripetuti tentativi di furto nel suo deposito di ferri vecchi. Quello che è la nota stonata in tutto questo è stato il finale, quando la gente è uscita sul sagrato, sono usciti i sindaci, ovviamente avevano la fascia tricolore e si è gridato via il tricolore, prendendosela con questi primi cittadini che rappresentavano
la Repubblica per la quale loro amministrano i rispettivi comuni, e i quali alcuni di questi, dietro queste urla e così forse spaventati da queste proteste, la fascia se la sono tolta. Ora, bisogna dire che siamo in un paese democratico dove ogni protesta è lecita, ogni manifestazione deve essere legittimata, così come sono le manifestazioni degli indipendentisti, dei venetisti, a cui ieri nessuno ha chiesto di togliere i vessilli che rappresentano la loro terra e la loro regione e quella che è la loro filosofia di vita anche, no? Il Veneto prima di tutto, il Veneto indipendente, tutte scelte rispettabilissime, però non bisogna, sventolando un vessillo, pretendere che se ne tolgano altri. Questo è un gesto poco civile, sono richieste e intimidazioni che non possono essere accettate, e purtroppo ci sono sindaci che di fronte a queste pressioni cedono, chinano il capo e obbediscono. È stata una pagina triste perché tutte le battaglie sono legittime, anzi soprattutto va rispettato chi lotta per la libertà, grande rispetto per chi lotta per la libertà, ma se si lotta per la libertà non si deve tentare di pregiudicare e togliere quella degli altri. Con noi questa sera il sindaco di Pozzoleone, Giada Scuccato. Buonasera sindaco. Buonasera. Lei si sarebbe tolta la fascia tricolore in questa occasione? Beh, credo che i funerali di Hermes siano un qualcosa di particolarmente delicato e personale, come lo sono un po' tutti i funerali in realtà. Togliersi la fascia credo sia un atto oltraggioso per un sindaco, perché su quella fascia abbiamo giurato durante il primo consiglio comunale tutti, e credo che il portare o meno la fascia sia il vero segno distintivo di ogni sindaco, chi lo fa come scelta, con coscienza, se portarla o meno. Il togliersi la fascia solo perché qualcuno me lo chiede, io non l'avrei fatto, perché appunto lo vedo un po' come un atto di coraggio, quindi io l'avrei penso indossata e sicuramente non tolta. E cosa pensa invece del fatto che l'eredità di Hermes Mattielli potrebbe finire nelle mani proprio dei ladri? Beh, credo che questo sia una cosa vergognosa. La difesa della proprietà privata deve essere una priorità all'interno di uno Stato civile. Difendersi e il diritto alla difesa è un qualcosa che deve essere prioritario da parte dello Stato e da parte di chi lo rappresenta. Credo che una legge o un'indicazione normativa forte sulla legittima difesa è quello di cui abbiamo bisogno ora. E la stessa domanda la pongo anche a voi telespettatori. Voi sull'eredità di Hermes Mattielli siete d'accordo che potrà andare ai ladri? Che razza di giustizia è questa? Come sempre potete dire la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Invece vi ricordo questa sera che inizia Pieve di Soligo e Soligo in Rete, un meeting dell'informazione con grandi ospiti del mondo dei media e dove Rete Veneta è protagonista con una puntata speciale di Focus condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli. Ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera ai telespettatori del TG Bassano, buonasera da Pieve di Soligo, per raccontarvi che il focus di questa sera non andrà in onda dagli studi di Treviso, ma proprio dall'auditorium Battistella Moccia qui a Pieve di Soligo. Come vedete alle mie spalle, Soligo in Rete, il meeting dell'informazione, ha deciso di ospitare, anzi di aprire questa rassegna proprio con il focus di Rete Veneta e con il direttore Luigi Baccialli. Quindi ospite d'onore della serata un programma televisivo, ovvero il focus, e il suo direttore, ovvero Luigi Baccialli. Con me Glauco Zoan, che è il curatore della rassegna, perché avete deciso proprio per il focus per aprire con Rete Veneta? Ma ci sembrava doveroso questo binomio tra Soligo in Rete e Focus, visto che questo meeting sull'informazione di Pieve di Soligo è dedicato al giornalismo ma all'economia, e quindi direi che era un binomio doveroso quello con una trasmissione che da anni sta cercando di far emergere la voce dei veneti in crisi. Grazie al nostro Glauco Zoan. Questa sera 21.05 due sindaci, due imprenditori, due politici per parlare proprio di economia tra prospettive e crisi. Grazie, restituisco la linea. E in tempi di tagli e limiti imposti ai comuni dal patto di stabilità, Bassano è costretto a ridurre i fondi alla società partecipata che si occupa della manutenzione del verde pubblico.
Tagli comunali da via Matteotti ridotti e non di poco, si parla del 18% a causa dei vincoli del patto di stabilità, i fondi alla SIS SPA che si occupa delle manutenzioni al verde cittadino. Ora la preoccupazione, questione sollevata anche dalla Lega Nord Bassanese, è che in città regni l'incuria di alcune aree. Si tratta di riposizionare alcune cifre, di cercare di razionalizzare gli interventi per garantire comunque la manutenzione della città e garantirla a standard elevati, però cercando di spendere meno, come del resto si fa con tutti i servizi che il Comune continua ad erogare. Una delle soluzioni sarà il maggiore coinvolgimento dei quartieri bassanesi. Se si tratterà di fare un nuovo piano di sfalci e cura del verde, si cercherà di, come abbiamo già fatto, spostare alcune operazioni anche in capo ai quartieri. Ci sono alcune aree verdi che già prima erano in carico ai quartieri, con volontariato e rimborso spese, come di quartiere. Già quest'anno abbiamo ampliato altre aree che i quartieri ben volentieri sono presi in carico, e quella è una direzione per garantire servizio e efficiente, al tempo stesso riuscire a spendere di meno. La volontà, e sono sicuro che ci riuscirà, è di garantire uno standard di servizi anche manutentivi molto elevato, del resto però dobbiamo fare il conto con le risorse e dobbiamo riuscire a trovare i modi insieme con SIS per contenere le spese. I tagli che sono costretti a fare i comuni sono sempre un argomento purtroppo spinoso. Sì, purtroppo i tagli incidono sempre sui servizi ai cittadini, perché alla fine il comune quello si riduce a fare, cioè offrire servizi e garantire servizi ai cittadini. Il verde pubblico è un problema importante che abbiamo affrontato anche noi quest'estate, ne abbiamo già parlato nello scorso appuntamento. Purtroppo i tagli ci danno proprio l'impossibilità di gestire tutte le aree, e devo ammettere che effettivamente per noi come comune di Pozzoleone è stato molto, molto importante appunto. Noi ora invece diamo voce ad un nostro telespettatore, dove a Bassano proliferano i cartelli pubblicitari in centro storico. Questa è la sua denuncia e la questione fa discutere anche in consiglio comunale. Cari bassanesi, da mesi ormai nelle nostre aiuole del centro e lungo tutte le arterie principali e periferiche che attraversano la nostra bella città è stato piazzato un nuovo tipo di vegetale piuttosto vistoso. Comincia così la lettera aperta spedita in redazione da un nostro telespettatore che usa l'arma dell'ironia per puntare l'attenzione sul proliferare di cartelli pubblicitari a Bassano. Una voce che in città non è l'unica, tanto che la questione è arrivata anche tra i consiglieri di via Matteotti. Sì, anche noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su questo fatto. E proprio per questo qualche giorno fa in commissione bilancio ho sottoposto la questione direttamente all'assessore Vernillo, il quale mi assicura che sono già stati fatti dei controlli, perché anche l'amministrazione sembra abbia avuto queste segnalazioni, che tutto è in ordine, però di fatto molte persone lamentano soprattutto quei cartelli che vengono posti appesi a dei paletti lungo alcune strade, che sembrano insomma essere un po' troppo invadenti rispetto alla finalità per cui sono realizzati. Nessuno naturalmente mette in discussione la pubblicità o le attività che vengono reclamizzate. Ad essere oggetto di riflessione sono le modalità e la quantità di manifesti. Se chi mette i cartelli però dice che è in regola perché le autorizzazioni parlano chiaro e lui fa quanto viene detto, allora il problema dobbiamo porlo all'amministrazione, perché allora vuol dire che sono gli uffici che non stanno dando le giuste direttive. Sindaco, quest'anno invece festeggiate un anniversario che in Veneto non ha uguali. Sì, quest'anno festeggiamo un compleanno importante. La nostra fiera di San Valentino compie 500 anni, quindi nel febbraio 2016 avremo un importantissimo appuntamento per il nostro comune. Siamo già come amministrazione di gran lavoro, già da aprile dell'anno scorso, di quest'anno, quindi insomma arriveremo a febbraio con un importante calendario. Abbiamo pensato a molti eventi e devo dire che anche i nostri alunni delle scuole elementari si stanno impegnando per realizzare un disegno che rappresenti la loro fiera di San Valentino con gli occhi di un bimbo. Bellissimo. Invece da Pozzoleone ci spostiamo a Castelfranco Veneto, perché si sono ritrovati ubriachi per poi darsela di santa ragione, al punto che uno di due ha riportato la frattura della mandibola. A rientro a casa per paura di rimproveri dei genitori hanno detto di essere stati aggrediti da un gruppo di nordafricani ed hanno pure denunciato la falsa aggressione ai carabinieri scoperti per i due ragazzi, un operaio 23enne di Tese ed un pizzaiolo 25enne di San Martino di Luperi. È stata scattata la denuncia per simulazione di reato. Ed ora invece andiamo a Rossano Veneto, dove i lavori di rifacimento di via Roma sono ormai addirittura d'arrivo.
Sentiamo, quando erano stati annunciati i lavori di restauro di Via Roma non erano mancate le polemiche in paese. Ora possiamo dire che a distanza di pochissimo tempo i lavori sono praticamente terminati. Ma i lavori sono conclusi, noi avevamo scritto 100 giorni dalla data di inizio, che era il 27 di luglio, e stiamo sforando di 10 giorni, quindi 10 giorni in un'opera pubblica penso possano essere concessi. Non solo, abbiamo fatto anche delle importanti economie di spesa nella realizzazione. E queste economie verranno impiegate nella seconda parte del rifacimento della strada, quella asfaltata, quindi, che però faremo, per rispetto anche alle richieste dei commercianti, dopo febbraio. Lei lancia anche un appello per rivitalizzare il commercio qui in paese. È difficile aprire un'attività commerciale oggigiorno, però noi a Rossano è un paese molto vivace, molto vivo, vogliamo ripristinare un centro commerciale a cielo aperto. La via è nuova ed è bellissima, abbiamo delle case completamente rifatte, dei palazzi completamente rifatti, possiamo anche pensare a delle agevolazioni per i giovani che intendono aprire un commercio a Rossano. Sostanze dopanti destinate ai cicloamatori sono state sequestrate dai carabinieri nell'abitazione di un atleta di Carmignano di Brenta, già arrestato nel 2003 per la vendita di farmaci proibiti. I NAS hanno trovato anche ricette, il timbro di un medico veterinario. Dalle indagini è emerso che l'atleta era riferimento per un gruppo di ciclisti amatoriali che facevano uso di doping, che si trovavano in un locale di Villa Franca gestito da un 42enne assuntore a sua volta di sostanze stupefacenti e proibite. Anche per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio. Siamo invece allo sport e dopo la batosta rimediata da in Eurolega, l'Hockey Bassano si rituffa in campionato. Al Palasind arriva il Viareggio. Non c'è stata storia per il Sind Bassano nella trasferta spagnola di Eurolega. Troppo forti i vice campioni d'Europa del VIC per i giallorossi di Marzella, travolti 8-0 nella seconda giornata del girone. Un risultato che non lascia spazio ai dubbi sull'andamento di una sfida a senso unico per tutti e 50 minuti di gioco. Una sconfitta, quella subita da Garcia e compagni, che complicano un poco il cammino europeo dei giallorossi, costretti tra due settimane a compiere un'impresa contro i portoghesi del Benfica. Intanto stasera sarà già tempo di rituffarsi in campionato. Al Palasind arriverà il Viareggio, sarà la prima partita casalinga senza Giovanni Zen. È passata ormai una settimana infatti dal divorzio tra il capitano e la società giallorossa, divorzio che il presidente Crosara spiega così. Quello che ha spinto Giovanni a fermarsi adesso è il suo grande attaccamento a sti colori e alla maglia, perché lui ha un impegno lavorativo che non gli permette assolutamente di essere presente agli allenamenti, di essere presente proprio al 100% con la squadra. Voci di corridoio darebbero Zen pronto a tornare in pista già a gennaio, ma con una maglia diversa da quella giallorossa. Io non me lo immagino assolutamente con nessun'altra maglia. Ci siamo proprio parlati anche del futuro immediato, a fine stagione ci siamo ripromessi di riparlarci e di riformulare un'altra proposta con più calma e con molta più serenità. Ultima domanda, sindaco, gliela faccio proprio sul governo che ha annunciato un allentamento sul patto di stabilità verso i comuni, e se fosse vero voi cosa fareste? Beh, se fosse vero, credo che innanzitutto stapperemo una buona bottiglia di vino, perché credo che sarebbe una bellissima notizia per me come sindaco e per tutti i miei cittadini. Di necessità ce ne sono tante. Inizialmente credo che la cosa che più tutti vedono è la necessità di asfaltare le strade. Le strade e la sicurezza sono per noi una priorità, quindi asfaltatura delle strade sarebbe in primo ordine. In secondo luogo passeremo alle piste ciclabili e ciclopedonali necessarie, sia nel capoluogo che in frazione, e faremo delle valutazioni un po' più, penso, importanti per quanto riguarda la necessità di tutelare la velocità stradale. Infatti abbiamo già messo in cantiere delle valutazioni per inserire degli speed check o dei limitatori, ma se ci fosse questo reale allentamento del patto sarebbe sicuramente un investimento più importante. E in chiusura andremo a pensare alle nostre scuole, abbiamo ricevuto un finanziamento per renderle antisismiche, che all'oggi sinceramente abbiamo dei problemi a spendere
perché appunto con questo patto così stringente anche il bilancio di un comune piccolo come il mio diventa veramente difficile da gestire. Grazie mille Sindaco per essere stato qui con noi e le auguro un buon lavoro. Grazie a voi. Io invece vi ricordo questa sera in chiusura di telegiornale l'appuntamento con Focus. Questa sera, come abbiamo detto, puntata speciale condotta dal nostro direttore Luigi Bacelli in diretta da Pieve di Soligo in occasione di Soligo in Rete, un meeting dell'informazione con grandi ospiti del mondo dei media. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. We'll be right back.